Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Universo dei Nabbi, io sono Andrace, oggi siamo su Assetto Corsa e testiamo la Lotus GTX. Siamo su Silverstone e ora partiamo. Che differenza c'è tra la GTC e la GTX? Praticamente da quello che ho visto sui dati tecnici dovrebbe avere 20 cavalli in più rispetto alla GTC. Ora come sempre un giretto piano per farvi vedere la macchina, tanto credo che metterò il replay il primo giro e poi il secondo come sempre bello sparato insieme. Siamo già a 2,20 quasi, dobbiamo frenare. Qua mi raccomando, stretti, poi ci si allarga e poi si restringe. Bene, mettiamo anche la sesta. Sottosterzo. Vediamo un po' qua giù queste bombine, come si comporta la vettura. In queste chicane veloci si è comportata abbastanza bene, eh. Forse nelle curve veloci questa ha un po' di sottosterzo. I freni sono come quelli della GTC. Dovrebbe essere, sono abbastanza buoni. Fatto una cavoletta. E via col giro veloce. Vai. Si è comportata bene la macchina. Ora tutto giù, sentite il rumore. Eccoci qua, tutto dritto. Vediamo se in questa curva si fa come prima. Un bel pettino. Quasi. Poi c'è parecchia luce sull'asfalto che non si vede bene la strada là dentro. Lì la macchina si è comportata un po', era un po' nervosetta, eh? Siamo andati in fondo, tutto come forte. L'ultima staccata grossa. Ed eccoci sul traguardo. Bene ragazzi, questa macchina direi che è quasi uguale alla GTC, forse c'è un po' più di accelerazione, ma 20 cavalli in più non è che fanno tutta questa grande differenza. I freni sono buoni,
forse c'è un po' di sottosterzo nel fulpo veloci. E niente ragazzi, il video finisce, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.